Beh, la gente, bentornati sulla zona gameplay. Allora, eravamo arrivati a riuscire a costruire la nuova zona, il nuovo distretto che gli andiamo a dare subito un nome. Cioè, lo impostiamo tipo così. Questo qua è il nuovo distretto. Quello ricco, diciamo, ecco, quello un po' più istruito. No, così fa cagare, eh. Un attimo, che facciamo bene, no? Eccolo lì. Ok, però mi sa che così ne abbiamo fatti due, tutti e due uguali. Allora, ecco così. Così, 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 così. Là, qua lo togliamo un pezzettino, tanto sul mare non ci interessa. E questo distretto qua lo chiamiamo. Come si fa a chiamarlo? Eccolo qua, la zona sud. Diamogli dei nomi abbastanza semplici, così almeno non so cosa serve districtare le zone in questa maniera, però almeno lo sappiamo. E avevamo costruito un po' di roba, un po' di edifici ad alta densità, sia commerciale, sia uffici, robe varie. Mo' ci chiedono un bel po' di residenziale. Quindi manteniamo comunque il residenziale alto, ad alta densità. E direi di andare a colorare tutta questa zona qua, secondo me. Tutta questa zona qua, indipendentemente da cosa c'è intorno. Poi vediamo di metterci qualche parco, magari. Io metterei anche un giochino per i bambini. Perché parchi qua non ce ne sono proprio. Non ne ho proprio messi. Mettiamo qualcosa di nuovo. Magari. Il Tropical Garden mi piace molto. Vediamo un po'. Lo piazziamo non vicino al mio cimitero. Non so se ci sta qui. No, dobbiamo buttare giù gli edifici. Lo mettiamo vicino all'università, il Tropical Garden. Poi mettiamo un giardino zen e lo ficchiamo qua. Non ci dà tantissima felicità però. E un parco per i cani ci vuole. Per i cani ci vuole. E direi di buttare giù qualche casetta e metterlo qua in mezzo, secondo me. Anche se io col mio cane non ci vado mai, al parco, all'area cani, perché comunque sono sempre tutte vunce. Non le puliscono mai. Direi di piazzarlo qua, al posto di queste case. Tac. E ne mettiamo un altro. Direi qui che sta sulla costa. In questa maniera. Più o meno qua. Vediamo un po' se ce lo fa mettere qua. Ok. Bella. Parchi messi. Poi volevo piazzare. Abbiamo la fontana della vita e della morte. Poi abbiamo il silo agricolo, però l'abbiamo già piazzato là. E abbiamo lo stadio. No, cos'è questa? Opera House. Forse c'è anche lo stadio però, eh. Expo Center. Zoofestival in Germany. Potremmo mettere anche questo. Cacchio, se è grande. Magari questo qua ce lo teniamo per una zona ancora più densa. E direi di mettere un Expo vicino all'università e robe varie. Secondo me ci sta di brutto. Vediamo dove. O lo teniamo. L'Expo magari si potrebbe mettere anche in periferia, o così, eh. Bello largo. Sì, dai. Tanto occupa tanto spazio e prende tanta gente. Eppure io mi sembra di aver visto il mercato in giro. Eccolo qua. Il mercato invernale. Dai, mettiamo il mercato piuttosto. Cacchio, ma quanto spazio che occupa.
Allora, attenzione. Attenzione. Dobbiamo modificare qualche strada, forse. Il mercato lo potremmo mettere. Cacchio, è difficile, eh? Pensare a dove mettere. Io il mercato lo metterei che prende praticamente tutta questa zona qua. Magari togliendo queste strade. O anche qua. No, non sono convinto. Lasciamo perdere per ora. Mettiamo qualche affarino di questi. No, parchi no. Questi affarini qua vorrei mettere. Tipo qua. Ok. Saranno tutti belli felici. Poi ci chiede ancora industriale o uffici. Quindi andiamo a piazzare. Qua ci sono un bel po' di uffici vicino all'università, perché vabbè, si laureano e direttamente op, vanno a lavorare direttamente negli uffici. Quindi aggiungiamo uffici in questa zona. Praticamente questo qua è il quartiere degli uffici, si può dire. Basta. Basta che non ce ne chiedono più. Vediamo. Forse ce ne chiederanno ancora qualcuno. Dovrebbero costruirsi adesso gli uffici, in teoria. Nel frattempo a spazzatura come siamo messi? Questi qua si stanno accumulando, non so per quale motivo oscuro si sta accumulando. Però non sembra che sta salendo, è quasi piena anche questa. Io non vorrei che dovremmo spostarle quelle cose. Io sposterei tutta gli inceneritori di spazzatura, le discariche le sposterei proprio fuori dalla città. Perché non vorrei creare troppi problemi, anche se comunque siamo in una zona industriale, anche se è una zona forestale. Allora, quindi facciamo delle strade un po' larghe, magari tipo questa, e ce la portiamo fino un aeroplano, ce la portiamo fino a qua. Ok, speriamo di non creare troppi problemi e ce la dividiamo. Così. E qua ci mettiamo sempre con i nostri bellissimi alberelli. No, dritta la voglio fare. Là. Ok, e là. Questa zona qua la adibiamo per la spazzatura. Mettiamo giù, non so, uno e due e tre inceneritori. Mettiamo giù un'altra discarica e poi vediamo che cosa succede. Tre inceneritori, caspita, cioè, insomma, basteranno, no, per smaltire tutta la maledetta spazzatura che stiamo facendo. Così. Acqua, ha ricominciato a piovere, amen. E per fare in modo di alimentare questa zona qua di corrente senza portarci tralicci da tutte le parti, noi tranquillamente ci ficchiamo una bella, vediamo qua, 8 megawatt, perfetto. Ci mettiamo una bella pala eolica qua, così, e siamo a posto. Bene. Dovremmo avere corrente abbastanza, in teoria. Anche se siamo scesi un po', quindi andiamo a spendere un po' di soldi e ci mettiamo un'altra pala eolica avanzata qua. Magari ne mettiamo già anche due. Ok, vediamo come siamo messi. Si sale un po',
Se vogliamo mantenere la città pulita, qui bisogna per forza usare di continuo solamente le pale eoliche e robe varie. Centrali a carbone proprio non ne voglio assolutamente. Qua cosa succede? Cosa succede qua? Via questa roba adesso. Non ci sono cittadini educati. Sono tutti maleducati. Ci vogliono quelli molto avanzati. Però l'università noi l'abbiamo piazzata, se vai a guardare, l'abbiamo messa qui in teoria, nella teoria più assurda, dovrebbe fare 530 su 4.500 studenti. Ma adesso man mano che noi costruiamo, ci chiedono ancora zone di uffici e industriali. Secondo me, potremmo tranquillamente riempire tutta questa parte qua a livello di uffici. Perché tanto c'è vicino l'università, robe varie, cioè credo che le scuole, credo che portino comunque anche lavoro, no? Riempiamo tutta questa zona qua, vediamo cosa succede. Poi qui ci facciamo un po' di negozi. Ok, negozi come se non ci fosse un domani qua. E negozi. E residenziale ad alta densità. Residenziale ad alta densità, io direi di continuare a riempire da queste parti. Non voglio andare troppo in là, quindi qui facciamo ancora una sezione a bassa, così almeno sfumiamo via dalla bassa e dall'alta densità. E attacchiamo qua. Forse adesso col residenziale dovremmo andare più o meno circa meno quasi a posto. Facciamo anche questa zona, va? Giù palme. Abbattete le palme. È un peccato buttare giù le palme, però che cazzo. Questa non l'abbiamo adibita, come mai? Eccolo lì. Ok, vediamo cosa succede. Siamo ancora in crisi di spazzatura. Puttanesca. Come mai? Perché? Qui non ci dovrebbe essere tanto traffico, infatti. Sì, vabbè, magari devono fare tutto un giro dell'oca gli spazzini per arrivare, però. A meno che non proseguiamo con l'autostrada, tanto l'autostrada passa di qui. Passa di qui. Possiamo proseguire con l'autostrada qua, fare un'uscita qui. Volendo facciamo un'uscita qua e gli permettiamo di arrivare con l'autostrada, non lo so. Proviamo. Highways, eccola qua. Autostrada normale, ovviamente. Arriviamo fino a qua. Perché ancora non ho ben capito come si fa a costruire le autostrade fatte bene, in realtà. Olè, andata e ritorno. Poi mettiamo una strada be bella grossa. E aspetta, però autostrada, dobbiamo ricollegarla. Non si può? Perché non me lo fai fare, amico? Perché non me lo fa fare? Di solito me lo fa fare questo lavoro qui. Slope to step. Però l'ho fatto anche qua. Perché qui no? Che problemi hai? Allora, proviamo così. Mi collego da qua a qua. È occupata, vabbè. Ma che cazzo, che due maroni però, attenzione. Allora, spostala. Mi costa 1.200, ma la devo spostare. E questa.
Ok, da qua arrivano. E da qua se ne vanno. Ah, forse era troppo vicina. Proviamo a smontarne un pezzo e ritentare. Ritentiamo in questa maniera. Ok. E fa schifo. Però vabbè. No, ho sbagliato. Caspita. Butta via soldi così a caso. Allora, da qui. Da qui. E poi con questa stradona qua. Da qui. No. Qui, ok. Allora, da qua arrivano e da qua se ne vanno. Sì, ma com'è tutta su e giù sta roba, però. Posso sistemarlo? Level. Urcazza! Cosa ho combinato? Sei fuori. Ho fatto un buco. No, ok Google, dai, ti prego, ok Google, non rompermi le madonne, ok Google, per favore. Ma perché? No, come si fa a sistemare adesso sta cosa? Non si può. Cioè, rimane dentro il buco. Vabbè. Niente, ho fatto la mia cazzata. Questo sistema del gioco sinceramente non è che funziona tanto bene, a dire la verità. Ah, ecco, vedi che forse l'ho capita. È una bella merda, però vabbè. Forse così. Così devo abbassare. Devo rifillare il buco. Oh, va che forse ci sto riuscendo. In questa maniera. Ok, anche troppo. Niente, volevo semplicemente livellare, ma alla fine ho fatto solo casino. Forse un po' così, un po' così, un po' così, va, 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 va. Ok. Devo livellare questa zona qua. Vabbè dai, più o meno ci sono riuscito. Quanta gente c'è che va avanti e indietro qua. Chiudilo sta roba, come si fa a chiudere? Guarda te quanta gente che passa. Come mai tutta sta gente qui? Forse perché non paga il casello passando da qua. Eh no, perché il casello è qua, devono entrare e uscire dalla città e basta. Guarda quanta che bordello. Vediamo un po'. È abbastanza utilizzata sta strada. Però abbiamo risolto un pochino quel problemino qua. C'è tanto traffico in questa zona adesso, ovviamente. C'è tanto traffico sempre qua. Chissà che cosa ci saranno le puttane qua, in questo angolo qua della strada. Sono tutti qua fermi. Perché questa strada e non un'altra? Mi chiedo io. E questa? Cioè, posso capire questa perché è quella che parte, cioè che passa, dov'è che togli? Quella che passa qui così, e bene. Oh, qua non c'è acqua, come mai? Attenzione, siamo rimasti senza acqua. Allora, senza acqua. E stanno prendendo fuoco anche le robe. In realtà, allora, andiamo a piazzare giù un'altra pompetta. Senza buttare giù case, magari. Non voglio buttarle giù le case. Ecco, la piazziamo qua. Ecco. E un altro scarico. E lo piazziamo sempre qui. Tanto ormai più inquinato di così sta zona. Lì. Ok. Dovremmo aver risolto più o meno il problema dell'acqua. Ok. Ok. Corrente ce n'è poca. Qua ce n'è.
Dipartimento dei pompieri. Pompieri. No, siamo abbastanza messi bene con i pompieri, eh. Attenzione che voglio vedere un attimino meglio. Questa qua è una stazione grande o piccola? È quella grande. Forse è qua che potrebbe essere un po' a rischio. Prima che prenda fuoco qualcosa, visto che si lavora con il legno. Buttane giù un'altra. Ok. Sì, ma me la dà sempre rossa. Non capisco perché me le dà sempre rosse. Cioè, boh. Le stazioni dei pompieri ci sono. La polizia. Siamo tranquilli con la polizia, pompieri, siamo tranquilli. Ok, si sta modificando. Mettiamo giù un'altra stazione piccolina, magari dei pompieri, la mettiamo qua vicino al cimitero. Ok. Dovremmo essere a posto. Ci chiedono ancora industriale. E abbiamo ancora problemi di spazzatura. Pochi problemi di spazzatura, ma ce li abbiamo. Eppure qui ho montato un'altra discarica che è già al 1%. Questa stanno andando, queste. Boh, non capisco. Non capisco come possono riempirsi se ho la bellezza di 6 inceneritori che fra l'altro non vanno neanche a bomba, dovrebbero andare un attimino di più. Proviamo a tirar su un attimino di un 10% i fondi stanziati per lo smaltimento della spazzatura e vediamo un po' cosa succede nelle prossime settimane. Non so che cos'altro fare. Ci chiedono un sacco di aziende. Allora a questo punto facciamo tutto un quartiere proprio di uffici. A questo punto qui abbiamo fatto tutto il quartiere di uffici, aumentiamo, andiamo a colorare. Uffici e industrie, però io le industrie non le voglio mettere giù. Vediamo, infatti vengono costruite subito al volo, va. Andiamo un po' più veloci. Come vengono su come funghi, oh. Non c'è tanto traffico qua, eh. Le macchine corrono comunque qua così, bene. Ok, infatti è calato un po'. Siamo arrivati quasi a 15, quasi a 16.000 abitanti. Fra poco si sblocca il prossimo step, avremo il crematorio e il trattamento delle acque reflue e possiamo comprare una nuova area. Quindi direi di aspettare un attimino, arrivare a quegli abitanti lì e chiudere la puntata con quella decisione importante. Vediamo un po'. 15.000, 15.800, ce ne mancano pochi, proprio 150. Qui non hanno. Che cos'è che non hanno? No, opera normalmente, bene. Oh, però va come è cambiata la città, come sta diventando molto più grossa. Invece qua c'è proprio l'area. L'area fuori. Oh, ce l'abbiamo fatta, congratulazioni. Bene. 16.000 abitanti, ragazzi, non poco. Bene, qua sta crescendo non poco. Allora, andiamo a vedere cosa si può acquistare. Mettiamo un attimino in pausa. Allora, io direi che potremmo scegliere fra due sezioni separate. Queste qui sopra e a destra non mi interessano. Potremmo scegliere fra questa per poter continuare con la nostra città, però non è ancora il caso, anche se andiamo già comunque vicino, cioè proprio sulla spiaggia.
potremmo acquistare questa qui. Questa qua ci permette di forse di piazzare una diga per la corrente. Ci sarà poco da costruire qua, anche se abbiamo tutta questa parte qui. Vediamo un po' che cosa contiene. Materiali, farming tantissimo, potremmo fare magari una zona agricola, volendo. Dai, prendiamo questa qua. Ok, vediamo un po' com'è. Io non credo che qua ci si potrà costruire la diga, però si potrebbe provare. Si potrebbe provare. Vai, nella prossima vediamo di riuscire a costruire una diga e creare tutte delle zone agricole. E vediamo un po' se si può fare, magari da questa parte, con un bel ponte, un ponte che passa da qua. Bella, alla prossima.